Buongiorno 12:30, ultimo incontro di questa mattina qui in piazza Ido Battistone, la città e le distanze. Era un incontro che noi abbiamo organizzato per dare eh, la possibilità a Stefano Boeri di illustrarci alcuni lavori su cui sta eh, predisponendo un grande progetto e di dialogo con Beppe Severgnini e il presidente di Erg Edoardo Garrone come forse. Avete saputo, eh, nella notte tra mercoledì e giovedì è mancata la mamma di Stefano Boeri, Cini Boeri, e questa mattina, in tarda mattinata, ci sono stati, cioè ci sono forse ancora in corso i funerali. E quindi, Stefano, purtroppo molto dispiaciuto perché ci teneva moltissimo, non è potuto venire qui all'incontro. Ma abbiamo ovviamente il presidente di Erg Edoardo Garrone, Beppe Severnini e Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera. Che ieri ha dialogato e intervistato il sindaco di Genova Marco Bucci e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. A loro lascio il palco e sarà un incontro molto interessante grazie a tutti buona giornata ognuno c'ha il suo bene buongiorno a tutti ormai siamo di casa qua in questa tenda il, eh, penso mi unisco anch'io naturalmente credo tutti noi alle le... Alla condoglianze a Stefano Boeri, Cini Boeri, che è mancata a 96 anni. Lo sapete, è stata veramente un personaggio eh, per l'Italia e per Milano. Una donna che ha sempre vissuto è sempre stata moderna eh, perché l'età le, si può essere moderni anziani, eh, e anziani e soprattutto le sue opere. Pensate al serpentone, il divano, Ghost, La casa nel bosco e altre cose hanno resistito al tempo. Quindi, lei come Gaulenti sono state queste grandi figure. Milanesi e anche frutto di una, di una cultura ho lavorato a lungo con Gio Gioponti, di una cultura milanese. Quindi vedete che con le... Stefano Boeri sarebbe stato perfetto, ha scritto e ha parlato sul tema, ma io non, non mi sembra neanche giusto di riassumere o fare il portavoce di un grande architetto. Io sono soltanto. Un giornalista e quindi lo salutiamo insieme. Ricordiamo Cini Boeri e anche il fatto che ha avuto due figli, tre figli, io ne conosco due, tra l'altro, un grande economista e un grande architetto, e quindi vuol dire che era una famiglia in cui le cose e non è avere un figlio in gamba, ma averne più è. Allora, fatto questo, ed era giusto, io do il benvenuto a Edoardo Garrone, quindi cambierà Grazie. un pochino anche il taglio di quello che diciamo. Il tema non l'abbiamo cambiato, parliamo le città, le distanze, quello che succederà. Manca un architetto e un urbanista, ma le circostanze, ma sono sicuro, ci siamo parlati anche prima, che i temi ci sono. Sono ancora più sicuro perché insieme a me e a Edoardo Garrone, e lo ringrazio di cuore perché io gliel'ho chiesto come a un amico. Siamo al Corriere, siamo, abbiamo anche le stanze vicine. Solo che lui è più meritevole perché eh, Venanzio è un vice direttore operativo, responsabile tra l'altro del personale. Vuol dire che quindi anche la città e il luogo fisico, via Solferino, e una grande azienda culturale come il Corriere. Venanzio ha scritto del di Milano nei periodi meravigliosi, nei periodi un po' meno meravigliosi anche l'altro giorno e gli ho chiesto, sapevo che era qua gli ho chiesto una mano e lui generosamente, come si fa in queste occasioni, sono anche di, di, delle forme di intelligenza collettiva noi e voi, si cerca di. Quindi io mi auguro che i prossimi, io non parlerò più così tanto, però questa introduzione era necessaria, che i prossimi 40-45 minuti ci aiutino a pensare proprio sulla, su dove vanno le città. Io poi una volevo partire da un aneddoto, ma siccome ho parlato tanto adesso lo uso dopo. Adesso io proprio do un tema, come a scuola. Noi siamo a Camogli. Camogli è una cittadina importante, meravigliosa, con una storia importante. Allora, poi di Genova parliamo dopo, parliamo delle reti, parliamo di tutto, ma mi piacerebbe... Da Edoardo Garroni, può cambiare anche il destino di una città che per molti non, non eh, genovesi o non di Camogli è un luogo delle vacanze o dei fine settimana e che implicazioni ha anche sui servizi e su tutto il resto, per esempio, per un posto di Camogli, bella così, non è che ce ne sono molte, però di luoghi che hanno. Una destinazione simile in Italia ci sono. A Venanzio, io sto zitto, eh, voi andate col compito, dite voi, non lo sapevano e non sono preparati. Eh, a Venanzio farei un po' la stessa domanda su Milano, cioè allo stato dell'arte, con un vaccino che arriverà ma non sappiamo quando. Tu come vedi, noi abbiamo dopo i cinque anni dell'euforia milanese, 2015-2020, poi entriamo nei particolari, però volevo due fotografie, non troppo lunghe, eh? Camogli, quindi una piccola città in Liguria eh, con una vocazione turistica, Milano che non ha bisogno di, di spiegazioni. Grazie e benvenuti tutti. Grazie, buongiorno, partiamo da Camogli. Beh, io non sono eh, un urbanista e non, mi, non ho la presunzione di, in, in, come dire, di interpretare il ruolo adesso, non vivo a Camogli ma la conosco essendo genovese ed essendo venuto tantissime volte diciamo, da turista vicino a Camogli nella mia vita e a occhio, perché Camogli la provocazione, a occhio Camogli poi verrò smentito però più o meno avrà le abitazioni Camogli, immagino che saranno abitate da residenti fissi tutto l'anno per il 50% rispetto al totale dell'abitazione il resto sono case abitate magari durante il weekend o d'estate e così via Ecco, eh, come può cambiare la modalità la, 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 Camogli in futuro, eh, lavorando sulle reti di comunicazione, quando arriverà il 5G, eh, sulla mobilità, la cosiddetta smart mobility, eccetera, avrà il potenziale per avere più residenti. E questo è successo eh, a molti eh, che hanno lavorato nelle aziende durante il lockdown. Eh, io conosco, posso citare due casi, uno è il capo di una grandissima azienda multinazionale che vissuto, vive ancora eh, a, a Forte dei Marmi pur essendo il capo della branch dell'azienda francese e quindi ha gestito l'azienda a Forte dei Marmi e continua a stare lì e un altro che è il capo di una delle più grandi banche mondiali per la sede italiana, eh, che è vissuto eh, nel periodo del lockdown tra una località di montagna e una località di campagna, senza mai andare in ufficio a Milano. Eh, e mi ha detto, quando ci siamo sentiti per salutarci, eh, visto che le banche oggi, con i tassi di interesse così bassi, hanno margini bassissimi sugli impieghi, stiamo facendo i conti di cosa abbiamo risparmiato tenendo i building chiusi. E questo mi ha fatto pensare. Eh, se, hanno, se stanno facendo i conti vuol dire che in futuro penseranno ad un modello come dire, degli, che riguarda gli uffici di lavoro diverso rispetto al passato. Eh, ecco se questa riflessione la applichiamo, eh, come dire, noi siamo, io sono Presidente Erg che si occupa eh, di energia rinnovabile, comunque di energia e eh, abbiamo insieme a tutte le altre utility consentito al Paese di stare in piedi durante il lockdown perché pensate se aziende come quelle della telefonia piuttosto quelle dell'energia elettrica, piuttosto che le aziende che distribuiscono l'acqua e l'energia le, elettrica e il gas non fossero state attrezzate per lavorare in smart working, il Paese si sarebbe fermato sul serio, non avremmo potuto vivere nemmeno chiusi in casa. Perché queste aziende sono riuscite comunque a garantire i servizi? Perché avevano investito anni prima in, eh, in, eh, in, in tecnologia, in computer, informazione del personale per gestire questi strumenti anche a distanza. Eh, un altro settore che ha consentito a, a noi di essere tutti informati è stata l'editoria. Noi abbiamo continuato a leggere i giornali, abbiamo continuato ad avere le informazioni attraverso i vari mezzi, sia digitali che cartacei che televisivi. E come dire, siamo sopravvissuti. Se queste aziende non avessero fatto quegli investimenti in passato, i problemi sarebbero stati ben diversi. Ecco allora, e qui chiudo questa prima riflessione. Allora, qual è eh, l'impegno e l'attenzione che devono dedicare ancora di più per il futuro le aziende, che siano industriali, che di servizi? Gli investimenti in digitale, che sono fondamentali, perché consentiranno di organizzare l'azienda in modo diverso, magari più efficiente, e dovranno fare tantissimi investimenti in formazione, perché poi gli strumenti, se non li sai usare, non servono a niente. Uno dei motivi per cui forse il settore che ha sofferto di più in Italia durante il lockdown, nel senso che si è fermato per davvero, è stata la pubblica amministrazione, dove le pratiche sono rimaste lì non sono andate avanti. Perché? Uno, perché è carente di investimenti in tecnologia, due, perché è carente in investimenti in formazione. Ecco, eh, questa è invece eh, come dire, la sfida che, che deve, come dire, su cui si deve impegnare la politica e comunque la pubblica amministrazione. Cioè rendere anche il sistema pubblica amministrazione efficiente con le tecnologie digitali e riorganizzata in funzione di queste come ha fatto molte aziende private. Allora direi per adesso ci, ci sono tante altre domande che vorrei fare, non poi le faccio, aspettiamo, poi torniamo. Quindi piccola città, grande città. Intanto grazie Beppe per l'invito, grazie Presidente Garrone e complimenti a voi, prima di tutto, che siete qui come pubblico, perché siete tantissimi in un orario in cui fa caldo: è un sabato, con la mascherina con sul mascherina, naso. Complimenti, le... ho visto l'agente di polizia municipale che giustamente è intervenuta. Non vogliamo certo. essere antipatici, ma siamo ben distanti. Ma siamo tanti, sì, soprattutto voi siete lì e quindi siamo stati bravi fino adesso. Facciamo questo sforzo. E quando si parla di ripartenza, la ripartenza è sempre fatta. Di simboli e di cose reali che succedono. Camogli sta dimostrando che una ripartenza è possibile come vediamo in questi giorni, in questi giorni così complicati, con la mascherina, con le distanze e con tutte le misure sanitarie, però noi ci siamo e soprattutto voi ci siete. Questo è un segnale che va al di là di tutte le cose che noi possiamo raccontare oggi e nei giorni prossimi. E, il tema di Milano se come possa risorgere, con quali prospettive, con quali orizzonti, naturalmente è straordinario. Milano in questa è una città unica che ha dato sempre delle indicazioni poi a tutto il paese, quello che diceva Salvemini alla fine dell'Ottocento, quello che succede a Milano poi succederà in tutta l'Italia, in realtà poi noi l'abbiamo visto, è quello che è veramente è successo nel corso del Novecento. Io partirò solo da tre date e da alcuni aneddoti per arrivare poi alla domanda e al punto di che cosa potrebbe essere. Le date che fanno la storia di Milano e in contemporanea e in parallelo alla storia d'Italia. Sono 1945, 1960, 1985, 2015. Al 2020 poi mettiamo un grande punto interrogativo e arriviamo al punto. Perché proprio queste date? Perché queste date significano macerie, boom, da bere, Expo. 1945, non sto qui a dirvi che cosa era successo e che cosa finiva il 25 aprile, perché lo sappiamo tutti benissimo, Milano è una città... Per un terzo rasa al suolo, addirittura c'è la galleria che per metà non esiste e c'è la scala che è quasi tutta distrutta. Il sindaco della Liberazione Antonio Grepi, un personaggio straordinario, ha questa visione di salire sulle macerie della scala come fosse un tribuno, laddove lui invece era una persona riformista, molto moderato anche, e annunciare alla città pane e musica, cioè dicendo: Noi dobbiamo ripartire dal lavoro, perché dobbiamo riprendere a dare lavoro alle persone il lavoro anche tradizionale, ma allo stesso tempo investire soprattutto sulla cultura. E quindi cominciamo dalla Scala, che è il fiore e l'occhiello di Milano nel mondo. In un anno, quasi sembra di ripensare alla storia del ponte oggi, quello che è successo con Genova, in un anno esatto, pensate a che tempi, a che slancio, che forza, che energia, Milano ricostruisce la Scala dal nulla, dalle macerie. L'11 maggio del 1946 Toscanini dirige... La riapertura della scala, con gli altoparlanti in tutto il centro, le persone si tengono per mano, piangono, è una cosa leggendaria per la storia di Milano che riparte e diventa la capofila del boom economico. 1960 succedono tre cose in Italia: tre cose diversissime e lontanissime, che però danno l'idea di Milano e di un paese che è risorto grazie al boom. Sono tre cose, pensate come sono lontane. Una sono le Olimpiadi di Roma, che però mostrano la faccia giovane e fresca della ripartenza italiana in una capitale che sta funzionando ed è uno stupore, una meraviglia e una gioia per tutto il paese e per tutto il mondo. Esce la dolce vita che c'entra e come che c'entra? L'Italia ancora più diventa famosa nel mondo e si specchia in una società in una cinematografia ma soprattutto in un costume che sono profondamente cambiate, quello stesso film due, tre anni prima, cinque anni prima non sarebbe mai arrivato nelle sale, già nel 60 ebbe un po' di problemi ma lo sappiamo e a Milano, a Milano viene inaugurato niente di meno, faceva bene Beppe a dire subito di Cine Boeri che è allieva di Gio Ponti, Gio Ponti Taglia il nastro del grattacielo Pirelli, il famoso Pirellone, 33 piani, è il grattacielo più alto d'Italia. Ha tenuto questo record fino a 4-5 anni fa, quando poi è nata la torre Unicredit, e uno dei grattacieli più alti d'Europa nel 1960. Si propone già come sede della regione, ma ci vorranno dieci anni perché le regioni nascano. erano previste dalla Costituzione del 48, ma nascono soltanto nel 1970. C'è la sede pronta, ci vogliono dieci anni per farci entrare la regione, ma intanto questo grattacielo Pirelli diventa un po' lo specchio del boom italiano. E Milano che ce l'ha fatta e quindi tutta l'Italia può farcela, a maggior ragione 1985. Marco Mignani, questo pubblicitario di talento inventa per un amaro famoso uno slogan che Milano da bere molti di voi lo ricorderanno c'è questa città molto dinamica, molto viva, il cameriere che corre da un tavolo all'altro all'epoca senza mascherina, quindi abbraccia tutti, eccetera, la città è lanciata verso il futuro e questo slogan Milano da bere che poi diventerà anche purtroppo sinonimo di qualcos'altro, di yuppi e di politici senza scrupoli fino ad arrivare all'epoca di Tangentopoli, ma in quel momento fotografa una città che miracolosamente ha visto chiudersi le fabbriche, ci sono città che sono morte per molto meno, Detroit pensate con la chiusura delle fabbriche, Milano chiude tutte le sue fabbriche, la Bicocca per esempio, al confine fra Milano e Sesto, la Stalingrado d'Italia c'erano le acceerie Falc, c'era tutto il tessuto industriale italiano, Presidente Garrone, che negli anni 70 e negli anni 80 scompare per la deindustrializzazione. Qualsiasi città ci sarebbe rimasta sotto quelle macerie della fabbrica e della rivoluzione industriale italiana, che ancora durava fino agli anni 70-80. Le fabbriche vanno via, Milano si reinventa, quello slogan non a caso, dicevamo, descrive, fotografa e rappresenta un'epoca, Nasce una città completamente diversa, che è quella dei servizi e del terziario avanzato, e ha cambiato pelle, ha cambiato volto e si è reinventata nel giro di qualche anno. Fino ad arrivare al 2015 con l'Expo, che all'inizio poteva diventare un grandissimo fallimento. Ti ricordi Beppe? Noi ci abbiamo creduto come Corriere, abbiamo creduto che fosse un'opportunità per il Paese, ma non tutti la pensavano così, si era già diffusa quella che in Italia è un po'. La, la strategia del lamento La strategia del lamento ti fa vincere sempre, perché poi se le cose vanno male, io l'avevo detto, se vanno bene, vabbè, il fatto che io mi sia lamentato vi ha, ha contribuito a fare in modo che le cose andassero meglio, altrimenti chissà che cosa combinavate. Comunque, strategia del lamento o meno l'Expo diventa un successo internazionale. Magari qualcuno di voi senz'altro ci sarà stato, oppure l'ha vissuto a distanza. E Milano si ritrasforma ancora e 20, diventa... 22 milioni di visitatori, questa cifra non la 22 milioni di visitatori. E pensate che da una mano all'Expo una banda di ragazzi che il giorno prima mette un po' a ferro e fuoco la città, in particolare attorno a Santa Maria delle Grazie dove c'è il Cenacolo, per fortuna non toccando i capolavori, ma insomma a distanza, diciamo, imbrattando tutto, eccetera, il 30 aprile, il giorno prima, paradossalmente i ragazzi di Milano vanno lì, a ridipingere, a mettere a posto le scritte, a sistemare le strade, e questa cosa ha dato ancora più slancio. Quindi, questo gruppo di, di una esigua minoranza di ragazzi che voleva bloccare l'Expo, poi in realtà ha portato fortuna. Comunque, è Milano che in quel momento diventa una città che si apre, diventa internazionale e diventa città di incontri. E quindi i festival, la settimana della moda che diventa ancora più significativa, il salone del design che era nato un po' in sordina come un grande tentativo di portare la creatività italiana nel mondo, che da quel momento in poi diventa un appuntamento conosciutissimo in tutto il pianeta con questi architetti che sciamano per le vie di Milano nel mese di aprile, che è una cosa veramente fantastica, tantissimi ragazzi, giovani, insomma, una cosa che l'Expo naturalmente ha aiutato. E sono stati cinque anni in cui noi abbiamo raccontato, attraverso ancora una volta il simbolo dei grattacieli, Unicredit, le tre torri, non a caso la terza delle tre torri a City Life si è completata, così come è successo per il ponte durante il Covid. Quindi la terza torre poi è finita nonostante i mesi di lockdown. E sono stati cinque anni di grandissima crescita e adesso la città è ferma con una lieve ripresa nelle ultimissime settimane perché ha subito di più il colpo rispetto alle altre città, essendosi rivelata come città di incontri, in presenza, di turismo non solo classico ma culturale, ma legato ai festival e ancora di più turismo di business. Ecco che la città ha avuto un contraccolpo notevolissimo. Eh, magari viaggiava a una velocità più sostenuta e quindi poi fermarsi, la frenata chiaramente diventa più faticosa. E presto per dire dove andrà, le direttrici sono già individuate e sono essenzialmente tre, Beppe, e sono ecologia, digitale e ripartenza-convivenza. Ecologia perché negli ultimi anni... Anche con sindaci diversi, perché una delle forze di questa città è stata di avere amministrazioni diverse nel corso degli ultimi vent'anni: centrodestra con Albertini e Letizia Moratti, centrosinistra con Pisapia e Sala. Ma alcune scelte strategiche sono rimaste. Uguali e i sindaci se ne sono passate l'un l'altra pur essendo di schieramenti diversi. Questo è anche un grande modello per la politica nazionale, dovrebbe essere un grande modello per la politica nazionale, che non è vero che ogni sindaco deve ricominciare da capo perché è ideologicamente o politicamente lontano da quello precedente. Ecologia in primis, visto che gli ultimi anni hanno visto una città che, attraverso il bike sharing, il car sharing, le piste ciclabili, i nuovi parchi, eccetera, si è aperta ai temi ambientali digitale, perché se c'è una città che è aperta al digitale, che ha sempre puntato sul digitale, e lo diceva il Presidente Carone, è sicuramente Milano. Qui naturalmente c'è stato anche uno smart working diffuso, necessario e inevitabile, quindi benvenuto, abbiamo fatto tutti un grande salto, ci sono stati un po' degli eccessi. Io ho chiacchierato eh, il mese scorso a lungo con un collega che mi ha raccontato di come avesse ormai il terrore di tornare al giornale, per l'idea stessa di rimettere piede al giornale. quindi con altri colleghi in presenza eccetera poi l'ho incontrato la sera al ristorante e, e quindi insomma devo dire forse, è vero che forse i colleghi sono più, gli amici sono meno contagiosi dei colleghi, non lo so però diciamo che lo smart working è una conquista straordinaria che andrà gestita e regolata con eccessi da evitare perché chiaramente come tutti i fenomeni poi avrà bisogno di un nuovo equilibrio ma benvenuto e terzo terza direttrice, quella della ripartenza convivenza e questo di oggi è un caso è straordinario ed è quello che sta succedendo a Milano anche in questi giorni con alcuni festival, alcune ripartenze, cioè convivere con il virus, con l'idea del virus, con le preoccupazioni che riguardano tutti, ma riuscire a convivere ma intanto andare avanti. Cosa complicata però insomma le grandi direttrici sono queste. Grazie. Io, io parlo stasera alle 5:30 e mezza qui, quindi adesso parlo poco e faccio domande. La domanda è: ma su una città come Camogli, su cioè una piccola città italiana, io sono di Crema, è più grande di Camogli, molto più piccola di Milano, Crema è vicino a Milano, 40 km, è ricca, abbiamo la cosmetica, la zootecnia, l'agricoltura. È una città molto carina. Chi ha visto chiamami col tuo nome l'avrà intuito, la campagna è intorno, ma su una città Usiamo ancora Camogli e Crema, quindi una città lombarda e una, una cittadina ligure, ma vale per, per fortuna, per, 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 i comuni in Italia sono 8.000 diciamo, per, per moltissimi di questi. Non, non viene messa una pressione sulle reti, visto che parliamo di reti e che poi è il mestiere eh, di Edoardo Garrone. Io penso, uno che non è invece il vostro mestiere, la telefonia, cioè se io sto in un posto in cui funziona e c'è la fibra, è una cosa, se c'è il 5G, 4G, 5G è un'altra cosa. Io sono stato in posti d'Italia quest'estate, per esempio nel nord della Sardegna, in Gallura, dove c'era la E sul telefonino e col cacchio che io potevo lavorare, dovevo andare al bar dove avevano il wireless. Questo è uno. I trasporti. Voglio dire, non voglio riprendere la questione delle autostrade Ligure, io ho scritto un pezzo, ho inventato un acronimo, te lo ricordi, che si chiamava Ansia, Associazione Nazionale Studio Incolenamente Assurdi. E, ho, e, e dalla Liguria mi sono arrivati un sacco di adesioni, sì, voglio essere socio dell'ansia. Allora, non voglio riaprire la polemica sulle viadotti, eccetera, ma pensiamo ai treni, c'è un delizioso trenino che fa senza camogli Milano, che questa volta non ho preso, ma altre volte sì. Ma se questa diventasse una società di residenza e di lavoro, colpiffero che quel trenino è sufficiente, cambia tutto. Insomma, sono sicuro che hai capito la, eh, la questione. Cioè, che tipo di pressione... Cioè, e che tu pensi che questo possa essere un grande stimolo per i cambiamenti, questo era chiaro anche nella prima parte. Però mi interessa proprio praticamente. E poi le altre reti che tu conosci meglio... Dipende da come sapremo investire in che progetti e con quali priorità i 209 miliardi di euro del Recovery Fund. Perché? Secondo me vanno investiti nelle tre aree che sono state citate prima per Milano, cioè digitale, e lì ci metto tutte le reti, trasmissione, il 5G, l'annuncio del progetto a Rete Unica nazionale è fondamentale si mettono insieme gli operatori di gestione delle rete per fare una rete unica controllata dallo Stato giustamente, su cui poi transiteranno i vari operatori eh, e questo dovrebbe accelerare gli investimenti che sono fondamentali per evitare che certi, per evitare di aumentare il cosiddetto digital divide no? tra chi ha le reti ad alta capacità e chi non ce l'ha Due, ma bisogna investire anche nelle infrastrutture fisiche. Siamo a Camogli ma siamo eh, in Liguria e da ormai tantissimi anni gli imprenditori eh, genovesi soprattutto hanno spiegato in tutti i modi di quanto fosse importante il terzo valico che si sta costruendo a tempi un po' a rilento, però si dice che il famoso tunnel che attraversa l'Appennino, sarà pronto nel 2024, poi servono tutte le interconnessioni in pianura padana. Eh, quello è fondamentale perché? perché la Liguria è tagliata fuori dalle direttrici dell'alta velocità, dell'alta capacità, mentre altre zone del paese sono state avvantaggiate tantissimo dal treno veloce. Eh, nel momento in cui la Liguria sarà interconnessa con l'alta capacità l'alta velocità, cambia tutto l'effetto sulle infrastrutture e credo anche sulla, sulla decisione eh, dei milanesi. Nel momento in cui si potrà andare da Genova a Milano in 35 minuti, magari un milanese dirà, forse anziché andare ora con tutto il rispetto per gli abitanti di Ro, ma anziché abitare a Ro, magari me ne abito a Camogli, e se devo andare a Milano, ci arrivo in 50 minuti, e non mi cambia niente, però vivo in situazioni che ben più piacevoli. Quindi, digitale. Andando a servire le zone che oggi non sono servite adeguatamente. Infrastrutture, da ripensare in funzione dell'effetto del digitale, perché magari certe infrastrutture pensate 30 anni fa e non realizzate perché sono passati 30 anni in burocrazia andranno ripensate. E investimenti in ambiente in generale, non solo, cioè tutti pensiamo che i responsabili dell'emissione a CO2 siano i petrolieri, quelli del carbone e così via. Sì, lo sono stati, infatti, i grandi, diciamo, il, il patto europeo e gli investimenti europei vanno verso la produzione di energia rinnovabile e siccome poi è il mio mestiere in Italia siamo molto avanti su questo. Potremmo fare molto di più se i tempi delle autorizzazioni per cambiare la vecchia tecnologia con quella nuova fossero più rapidi, però siamo già ben messi come internet. Ma nessuno dice, l'ho letto su una ricerca recente, che, il 40, che il, chi è responsabile, lasciatemi passare il termine responsabile, come settore, per più di un terzo delle emissioni di CO2 sono i building, sono le case, sono i palazzi in Europa. Perché? La stragrande maggioranza dei building europei, che siano uffici, che siano case, sono più vecchi di 50 anni, mentre gli edifici moderni sono tendenzialmente progettati per essere a emissione zero. Ecco, su questo possiamo fare investimenti colossali, che non vuol dire abbattere le vecchie case che sono stupende come queste che ho davanti ma vuol dire finanziare e incentivare investimenti per ridurre l'impatto di emissioni di CO2, anche di una vecchia casa. Ormai le tecnologie ci sono e le possibilità ci sono. Ecco, se lavoriamo, se il governo italiano, questo o quello che verrà, sarà in grado di impiegare bene in questi tre settori, digitale, ambiente e mobilità. Um, i, fondi, i fondi che sono tantissimi il recovery fund, secondo me l'Italia cambierà e in meglio sotto tutti i punti di vista qualità della vita lavoro e secondo me anche grandissime opportunità per nuove imprese e il lavoro per i giovani io ne sono assolutamente convinto stavo pensando che a una domanda a una domanda alla una, alla una a Camogli, un sabato a Camogli, eh, è arrivata una risposta, che poi se possiamo essere, io sono d'accordo, ma se può essere d'accordo, magari voglio specificare, è la, innanzio, è la risposta che noi magari vorremmo anche dal nostro governo. Cosa ne facciamo di quei soldi? Io per esempio questo tipo di chiarezza, non faccio dire questo qua, questo qua, hanno fatto alla commissione Colau, l'alta commissione, i consulenti e così via, prima o poi quando è evidente che ci sono delle priorità, però non è che glielo possono dire gli industriali o i giornalisti nei convegni, è un mistero, questa è una delle cose strane, io sono convinto che siamo stati bravi anche complessivamente durante il lockdown, ma questa incertezza è un mistero. Domanda a te, tramite aneddoto, nel 1880 a New York c'erano 150.000 cavalli. Allora, perché i tram andavano a cavalli fino al 1820-25? La gente nelle città del mondo andava a piedi, sono arrivati i cavalli al picco nel 1880 a New York. Ma a Londra non era una situazione molto diversa, a Milano era. A New York, 150.000 cavalli, ogni cavallo produceva 8-10 kg di escrementi solidi al giorno e diversi litri di escrementi liquidi ogni giorno. Ah, c'erano quindi moltiplicate, c'erano un, un milione e mezzo di chili di escrementi sulle strade e eh, quasi un milione di litri di urina da smaltire. A New York, nei posti di raccolta, gli escrementi di cavallo arrivavano a 30 metri d'altezza. Voi sarete, se venieni impazzito! No, se sa dove vuole arrivare cos'è successo? Che facevano convegni, incontri e i cavalli servivano perché come si tiravi gli omnibus servivano i cavalli, giusto? se no la, la mobilità di New York era basata sui cavalli è irrisolvibile eccetera poi ops è arrivata l'elettricità e l'automobile, problema risolto che è una storia bellissima la devo a Gianrico Carofiglio e me l'ha raccontata ieri dopo l'incontro eravamo al bar e quindi si citano le fonti mi è molto piaciuta allora hai già capito la domanda. Non è che stiamo tutti con grande concentrazione, anche ansia, preoccupazione, incertezza, pensando a un futuro delle città quando forse... Il futuro potrebbe essere abbastanza simile al passato prossimo, per esempio, dovesse arrivare, tutti ci auguriamo il prima possibile un vaccino. Io ho un bollo così sulla spalla come tutta la mia generazione per abbiamo fatto la, la, polio, la il vaiolo e così via. Allora, tutti ci auguriamo che arrivi presto e che tutti lo. Hai capito la domanda, cioè non è che stiamo fasciandoci la testa prima che di esserci la rota, o invece è giusto preparare le bende perché si sa mai? Allora, eh, ci sono due grandi scuole di pensiero, naturalmente, eh, io sono per la seconda. La prima faccio è faccio l'avvocato del diavolo, che non vuol dire il legale del Milan, eh. è un'altra cosa. Quindi non è al mio pensiero, volevo... Ecco. Allora, le due grandi correnti di pensiero in queste settimane sono ricucire, mettere una toppa, al vecchio mondo oppure immaginare un mondo diverso. Questo no. naturalmente se noi infiliamo soltanto, non che non sia necessario, è chiaro che è anche necessario, ma se noi infiliamo soltanto la politica e la strategia dei bonus e del mantenimento del mondo esistente, abbiamo imboccato una prima strada che è quella di mettere a posto, di sostenere un mondo che forse non esiste più. Se invece vogliamo cominciare a ridisegnare dall'alto, dal basso, da sinistra, da destra, dal centro, da tutte le parti, perché non può essere soltanto un'operazione verticistica. Un mondo diverso e allora dobbiamo agire anche con politiche diverse. A partire da quella di dare una mano, una spinta, un incentivo a chi immagina e costruisce cose nuove e diverse, non semplicemente chi vuole mettere qualche pezza a quello che c'era prima. Sembra una cosa da poco, ma in realtà è un, tutta una strategia di governo, di politica che passa fra questi due estremi. Poi, naturalmente, in mezzo ci sono infinite sfumature. E anche nel disegno di questo mondo diverso, che sicuramente sarà più ecologico, mi auguro, e sicuramente più digitale, anche qui me lo auguro, dobbiamo stare attenti a un altro enorme tema che abbiamo trascurato negli anni scorsi. Tant'è vero che si è detto che in tutti. Il mondo c'è stata una ventata populista anche perché si è dimenticato un tema da poco, cioè da poco lo dico ironicamente, quello delle diseguaglianze. Allora, se questo è stato il grande tema degli anni scorsi che è stato sottovalutato, tant'è vero che è nata una politica diversa nel mondo, da Trump in parte anche a Boris Johnson a Orban in Ungheria, passando per l'Italia, e allora forse bisogna ricominciare anche dal piede giusto. La didattica a distanza per tutti gli istituti scolastici italiani è stata una salvezza perché ha consentito ai nostri ragazzi di elementari, medi, liceo di studiare. Ma signori miei, conoscendo un po' tante famiglie, avendo insomma, un po' di contatti in città e non solo a Milano, i ragazzi che erano assistiti e aiutati dalle famiglie chiaramente non hanno subito questo contraccolpo. Chi invece per un problema magari fisico di reti, o oh, per un problema familiare ha fatto fatica e è rimasto ancora più indietro. Quindi anche tutta questa spinta che noi dobbiamo avere, ci credo, l'ho detto dall'inizio, l'ecologia, il digitale eccetera eccetera, attenzione anche lì a non creare diseguaglianze crescenti per cui poi tra qualche anno saremo ancora a dire "Oh, il forgotten man", oh, allora, cioè, insomma, come vedete, è un gioco di equilibri veramente complicato e sofisticato. Laddove invece siamo tutti d'accordo che qualche infrastruttura fisica appartiene al vecchio mondo ma anche al nuovo mondo. Perché se per venire in treno, come ho fatto io ieri e come rifarò fra un'ora e mezza Milano camogli Camoli Milano, insomma, su 12 ore che sono qui, insomma, dico che quasi metà se ne vanno, andando e tornando, vuol dire che c'è un problema e se c'è un solo diretto che è quello delle 14. Che mi ha portato qui alle 16.11, quindi chapeau. 14.05, 16.11, sono arrivato con un treno diretto in due ore e dieci. Quindi benissimo, però è l'unico e l'ho dovuto prendere alle 2, bruciandomi. Sia Poco la mattina, meno che... che arrivare a Roma da Milano. <ride> sì. eh. Roma in tre ore, due no, brucia... ore e cinquantacinque. No, bruciandoti la mattina te l'abbiamo bruciata noi. No, perché perché... lui voleva fare il bagno, que... poverino. Un applauso perché. <ride> che... È venuto vestito adesso, io mi levo l'abito milanese, faccio il bagno e poverino il collega e l amico l'ha incastrato, scusa. Questo, questo è stato un piacere, anzi visto che non c'è Boeri, io per un secondo mi travesto da Boeri per dire che sta succedendo una cosa storicamente straordinaria nelle nostre città. Il progresso per noi da sempre significava superare, vincere. Calpestare la natura, scacciarla dalle città. Che cosa ha fatto Boeri con un'idea visionaria? Ha inventato il bosco verticale, non a caso premiato in tutto il mondo. Per cui ha portato gli alberi dentro un grattacielo, sulle terrazze di questo grattacielo, di questo doppio grattacielo. Ma al di là dell'opera architettonica, apprezzata in tutto il mondo, super premiata, addirittura in Cina gli hanno chiesto di farne una città intera. Quindi pensate. Ma al di là di questo aspetto, è culturalmente che lui ha infilato la strategia giusta. Cioè, finora abbiamo scacciato la natura perché era il nemico, adesso il virus insegna, ma insomma, non voglio aprire adesso un'altra porta ancora più complicata e problematica: la natura poi si prende le sue rivincite, e la città se vuole rimanere un posto vivibile, come è stato sempre, perciò poi le persone vanno in una città. Deve invece trovare un punto di equilibrio con la natura e lui attraverso questi grattacieli così visionari ha voluto proprio indicare questo tema. Così come ha proposto poi alla città di Milano di unire tutti i parchi, che poi sono numerosi della città, di unirli attraverso un cordone verde in modo da creare come dire, una rete di protezione verde, ambientale, green, tutto attorno alla città che la possa far respirare anche qui in senso pratico e anche in senso simbolico. Il Venanzio a uh, cioè, smart working, l'ho già detto, ma l'avete già sentito dire o magari l'avete letto, ma informo i tre che ancora non lo sanno è una, è una parola italiana per un buon motivo che negli altri paesi non si dice perché smart working, voi sapete, vuol dire lavoro intelligente, lavoro abile, lasciando intendere che il lavoro di gruppo e sul posto sia ottuso, che qualche volta è vero, ma spesso no. Allora, noi lo si chiama remote work o working from home non si chiama smart working, se, se andate parlate con uno straniero e dite smart working vi avverto che non capisce per cominciare, però ormai l'abbiamo accettato, quindi chiamiamolo smart working, parola italiana. Lo smart working secondo me è stato, un, lui ha parlato per l'aspetto della didattica, io sono convinto che se non fosse successo quello che è successo per arrivare a questo tipo di agilità proprio sociale e lavorativa sul, con, da casa, anni io dico, dico tre o quattro, cinque anni, perché ogni azienda, se posso, amministrazione per cominciare, azienda, sindacato, organizzazione, noi compresi e eh, tutti quanti siamo dentro, avremmo trovato ogni modo per rallentare la faccenda, così... Messi davanti abbiamo fatto una necessità virtù, tipica roba da italiani, ma ne parliamo nel pomeriggio. Domanda: questa cosa, anche quando venisse fatta bene, non rischia però di togliere quello che è una caratteristica delle città, e in particolare delle città italiane? Cioè, che le città italiane storicamente sono dei centri di intelligenza collettiva. Cioè, una volta ho letto. La gente che c'era chiusa in una stanza nel 1504 a Firenze, non ci potevo credere, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, tutti là che parlavano di dove mettere il gigante, il, il, il Davide di, di Michelangelo. Allora, di Donatello, eh, la domanda è, non è che rischiamo in qualche modo di impoverirci? Perché... Una buona città, una buona azienda, un buon gruppo, un buon giornale è un luogo in cui uno più uno più uno fa almeno quattro e che alla fine magari stiamo più comodi, magari non occupiamo i trasporti, ma ci impoveriamo un po'? Beh, il rischio è evidente, infatti, uno dei problemi è che io parto dalle aziende perché come dire, per me è più immediato. Il problema è che ci siamo posti come azienda, appena finito il lockdown, era verificare eh, se i nostri collaboratori che avevano lavorato eh, da casa per tutto quel tempo avessero ancora le motivazioni come quando venivano in ufficio o sul posto di lavoro in genere. E quindi abbiamo fatto un lavoro interno proprio per eh, tenere alte le, le motivazioni l'attaccamento all'azienda, la voglia di eh, spingere ognuno per, per la sua parte, per i nuovi investimenti e così via, perché il rischio poteva essere eh, la rilassatezza da una parte, il fatto che a moltissimi mancava proprio il, il rapporto eh, fisico con i propri colleghi nel senso dell'incontro, delle riunioni, delle cose collettive. Quindi uno dei temi eh, su cui ci siamo preoccupati di più è stato questo. E adesso, nonostante che noi cerchiamo di ehm, mantenere, siccome sta funzionando, delle regole abbastanza severe, piuttosto severe eh, sulla, per la sicurezza eh, sanitaria, nonostante questo Spingiamo le persone che anche starebbero ancora a casa facendo i turni a venire, a venire sul posto di lavoro, proprio per evitare di perdere eh, quella percezione e quegli stimoli che avevamo prima. Penso che lo stesso principio eh, vale per le città, per la vita della comunità cittadina. Quindi, secondo me, anche con le varie protezioni... Insomma, immagino che in qualche modo le zone di ritrovo, che siano culturali, che siano i servizi, che siano i bar e che siano i ristoranti, torneranno a essere frequentati magari con dei layout diversi, delle forme diverse rispetto a quelle tradizionali. Eh, io ho notato che molti hanno cominciato a organizzarsi in, in modo nuovo. Eh, facevo una battuta prima con delle persone, dicevo se io avessi un bar... E dovessi in qualche modo inventarmi qualcosa, perché intanto anche per gestire la concorrenza bisogna, no? Ognuno deve fare un'offerta diversa. Comincerei a vedere se è possibile, se avessi un deor, a mettere delle belle prese di corrente a cui regalo a quelli che vengono col monopattino, con la bici elettrica, eh, la carica mentre prendono il caffè ai miei tavolini. Può essere un'idea, cioè, nel senso che se mettiamo insieme. Uh, questo nuovo modo di vivere, chiamiamolo digitale, e trasporto smart che è fondamentale anche per i problemi ambientali, sono convinto che le città torneranno ad essere zone di, eh, per esempio le città di cultura eh, saranno, probabilmente gestiranno, saranno ancora più di cultura di prima, mentre magari le persone vivranno fuori. E quindi saranno città ancora più vocate al turismo, è un'offerta culturale nuova e magari più sofisticata, mentre la gente si abituerà a vivere in modi diversi. Quella che io chiamo, ho definito forse impropriamente, un'area metropolitana estesa, più interconnessa di prima con dei centri come dire, ad alto valore aggiunto, se cosa vi posso dire. Questo è quello che penso che succederà. Grazie, grazie. e grazie anche di aver ricordato che lo dobbiamo fare tutti insieme. Ci sono città che hanno sofferto e stanno soffrendo moltissimo. Io parlavo con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Mi diceva noi a Bergamo è, è stata. Io sono di Crema, Cre Bergamo, Crema, Lodi, Cremona, Codogno, lo sapete cos'è successo. Lui diceva, per noi è stata terribile, ma adesso Bergamo è ripartita meglio perché è una città di servizi, una città industriale, una città di business. Invece, per Roma, sono stato a Roma adesso, Roma fa impressione perché a Firenze mi ha detto che il rapporto loro hanno: non so se non vorrei dire sbagliare le cifre, ma mi sembra di ricordare, non so, un milione di euro di imposta di soggiorno Bergamo niente, e, e, e Firenze sono, de, tipo, non so, 180 milioni, solo l'imposta, più tutto il resto, quindi Roma, Firenze, Venezia, Siena, le città, quindi noi abbiamo parlato di Milano e di delle piccole città, però questa è una roba importante. Domanda... A proposito, mio figlio ha un ristorante in pianura e sa cosa ha fatto durante il lockdown? Lui è un ristorante bar, lui è un imprenditore agricolo, ha usato tutto il lockdown per piantare un frutteto, un bosco di salici e un pollaio. Così quando hanno riaperto hanno ripiazzato i tavoli dappertutto e loro vanno bene. Però... Ecco, mi serve la storia del figlio un po' perché un papà è orgoglioso. Mio figlio ha 27 anni e tutto il gruppo ha la stessa età. Non vi dico dov'è, non è importante, è vicino a Crema. E <ride> il... Ma perché la domanda è a Venanzio: Venanzio e io non siamo solo colleghi vicini, ma siamo anche amici. Sa quanto mi sta a cuore il futuro della, delle nuove generazioni nel lavoro. Ho un figlio, tanti nipoti, allievi, allieve, e lui è anche uno molto attento anche dentro il nostro giornale. A, al benessere e al fatto che dopo di noi arriva una nuova generazione e al Corriere ne abbiamo tanti giovani bravi. Allora, questa situazione è una domanda aperta, eh. non soltanto nel mondo del giornalismo, ma questa generazione, quella che è nata sostanzialmente negli anni 90, parliamo di quella, eh, che adesso cominciava a prendere il respiro giusto e a partire, gli arriva sta mazza, ah, ha una scalogna pazzesca, eh? Cioè, sono beccati di tutto, cioè il cambiamento climatico, da bambini l'11 settembre, non se ne fanno mancare una. E adesso è arrivata questa. Allora, tu come pensi che, che reagiranno? Come, cioè, davanti a una grande crisi troveranno risorse in che noi ne manco immaginiamo o rischia di avere conseguenze? Io parlo proprio nella vita perché le città era il è il posto loro. Noi alla fine eravamo a casa con le nostre famiglie, ma un ragazzo di 23 o 25 anni che lo blindi... E, e sono un po' preoccupato. Io penso che poi prevale la fiducia e quindi le risorse le troveranno. Però io non ti nascondo che sono un po' preoccupato, perché l'incertezza poi è uno stato d'animo, al di là del lavoro, delle opportunità che tu trovi. E io vedo tanti ragazzi anche alla scuola di giornalismo, la Tobagi, che cominciano con fiducia questo mestiere, questo percorso, per questo mestiere che rimane un mestiere meraviglioso anche nella difficoltà dei tempi. Però noi, sai, poi facciamo la parodia del posto fisso, e sicuramente c'è da fare la parodia. Facciamo la parodia del vecchio mondo dove ognuno era nella sua casella e poi lavorava e poi aveva una pensione che era già decisa e certificata da quando cominciava. Sì, ci divertiamo a fare questa parodia perché noi intanto eh, questi benefici in qualche modo li abbiamo avuti o potremmo ancora averli. Quello che un po' mi preoccupa invece, torno a questa parola preoccupazione, che non è nel mio vocabolario come tu sai, perché prevale di gran lunga la parola fiducia, però bisogna dirselo, è che invece lo stato di incertezza Possa diventare pesante. Perché è vero che è un mondo pieno di opportunità, ma quando le opportunità sono tutte passeggere, quando si fa fatica a costruire un percorso di cui vedi non dico i prossimi decenni, ma i prossimi anni, allora tutto questo diciamocelo diventa faticoso. E anche le grandi opportunità che ci ha dato questo Covid nelle immane tragedia, nelle immane tragedia, alcune cose nuove che invece ci sono state, come lo sviluppo digitale, è vero, abbiamo guadagnato cinque anni, non c'è dubbio, anche lì è bellissimo vedere lo sviluppo quello che abbiamo costruito come adesso anche al giornale siamo in grado di uscire anche tutti a distanza tranne un piccolo gruppetto che è lì a coordinare in via Surferino 28 ma poi tutti gli altri sono lontani ma allo stesso tempo sono accanto perché siamo straordinariamente collegati 24 ore su 24 ma non è che io non veda, non veda i rischi che ci sono ci sono perché la distanza può diventare anche una fragilità per chi lavora a distanza Psicologica e anche in prospettiva contrattuale, se non si fa attenzione, e soprattutto dobbiamo stare attenti a una cosa: io ci tengo tantissimo e come giornale stiamo facendo una battaglia: che non diventi la scusa orribile di riportare le donne a casa, perché altrimenti, altro che passo avanti, noi abbiamo fatto un passo indietro di decenni. Perché se lo smart working. Se lo smart working diventa l'alibi per dire va bene, certo, tu puoi lavorare anche da casa, e allora signori miei non ci siamo. Eh. Attenzione a non imboccare strade che appaiono, appaiono come dire, luminose, e in realtà sono sostanzialmente un regresso. Grazie. Mi ha colpito, è stato. L'applauso più passionale della mattina, non, non, mi, non è un caso. Allora, siccome quest'uomo deve anche prendere un treno, immagino e mangiare un pezzo di focaccia, perché è venuto veramente a farci un regalo. Io chiudo con una cosa proprio, anche gli stadi fanno parte delle città, la vis, vivere il calcio, cos, cioè, una città come Genova, perché è una domanda a caso, è fatta lui naturalmente, ma... Cosa succede? Si gioca una domenica sì e una domenica no? Cioè la Sampdoria gioca, il Genova no, la Sampdoria gioca, il Genova no. Io tra i due ho un cuore un po' più rosso-blu, eh, lo devo ammettere. Beh, beh, io mi auguro che prima o poi si potrà tornare agli stadi, eh, perché voglio dire, il calcio senza stadio non è calcio. Sì, possiamo sopportare per un po' di vederla in televisione, ma alla lunga poi, poi la gente si stufa, e non fa più il tifoso, quindi eh, mi auguro che ci si potrà tornare. Dico solo questo, eh, parlando di Genova, mio padre 15 anni fa voleva fare un nuovo stadio e eh, lo voleva fare vicino all'aeroporto, anche perché aveva una logistica perfetta, e il progettista poi non ci riuscì per motivi autorizzativi. Eh, il progettista era Stefano Boeri. E, e già lui aveva immaginato allora, parlo di 15 anni fa, uno stadio in qualche modo smart, per cui era uno stadio che aveva bassissimi consumi per il funzionamento e così via. Non era ancora diventato, era già famoso, ma non era ancora diventato l'architetto del Bosco Verticale. Io immagino che se fosse passata all'ultima fase progettuale avrebbe fatto uno stadio veramente green prima ancora del allora, abbiamo, fatto full, abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo salutato che ci mancava Stefano Boeri, l'abbiamo ricordato, io avevo due ospiti molto bravi e molto appassionati e quindi io ringrazio Venanzio Postiglione, mio amico e collega, Edoardo Garrone, grazie a tutti, stasera tocca a me 17.30, saluti, Buona, buon sabato.